Mercoledì 15 luglio, bentrovati con l'informazione di Cilento Channel e benvenuti ad una nuova edizione del nostro TG Estate. In apertura, nuovo caso di Covid-19 nel Cilento dopo i casi accertati nel comune di Rocca d'Aspide e di Capaccio Pestum, anche Casalvelino, insomma, è stato interessato da un nuovo contagio. Vediamo il servizio con i dettagli e la lettera del figlio della persona in questione. Dopo i casi di Rocca d'Aspide e di Capaccio Pestum, riscontrato un nuovo contagio da coronavirus nel Cilento, questa volta a Casalvelino. Si tratta di un'anziana donna che lo scorso sabato sera è stata ricoverata per alcuni accertamenti al San Luca di Vallo della Lucania, ma gli esami di rito hanno evidenziato la sua positività al Covid. È di ieri mattina l'esito positivo del tampone. Come fa sapere il sindaco di Casalvelino, Silvia Pisapia, l'ASL ha già provveduto a ricostruire la catena dei contatti della donna e ad attuare i provvedimenti del caso. Buone notizie invece per il personale medico del San Luca di Vallo della Lucania, che nel frattempo era stato sottoposto in via del tutto precauzionale a tampone. I risultati dei test sono tutti negativi. Sabato l'abbiamo dovuta portare in ospedale per dei problemi intestinali e, come da prassi, tutti i pazienti che vengono ricoverati devono sottoporsi a tampone. A scriverlo sulla pagina Facebook della sua attività commerciale, il figlio, nonostante fosse totalmente asintomatica, sottolinea il figlio, è stata trovata positiva al Covid. Per rassicurare adesso tutti gli amici, conoscenti, parenti e clienti, appena abbiamo ricevuto questa notizia, ci siamo messi in isolamento e che tutta la nostra famiglia, che da sempre è stata vicina a nostra madre, non accusa nessun sintomo e siamo in attesa del tampone di rito di tutti noi che le siamo stati vicini. Per rassicurare ulteriormente alcuni nostri parenti che sono stati a nostro stretto contatto, ma non a contatto diretto con mia mamma, continua il figlio dell'81enne, hanno già provveduto ad effettuare il test sierologico e sono risultati tutti negativi. Una maggiore rassicurazione per i nostri clienti, come avrete sicuramente potuto constatare in questi mesi, la Ricambio Bertolini ha osservato scrupolosamente le normative anti-Covid-19, utilizzando sempre mascherine FFP2, barriere in plexiglass, gel igienizzante per la propria tutela e per quella dei propri clienti. Ci scusiamo e siamo addolorati per il disagio e la preoccupazione che vi stiamo arrecando. Conclude nella sua lettera l'uomo: appena arriveranno i risultati dei tamponi, sarà mia cura informarvi sull'esito. Andiamo adesso a Salerno, dove si sono registrati anche qui, precisamente nel quartiere Carmine, nuovi contagi da Covid-19. La nostra corrispondente da Salerno ha intervistato anche diversi cittadini per, ecco, capire come stanno vivendo la situazione attuale. Vediamo. Utilizzano la mascherina anche all'aperto, passeggiando, a prescindere se si entra o no in un negozio. E questa è l'immagine di questa mattina di cittadini e passanti nel quartiere Carmine a Salerno, dove, dopo qualche giorno di stop, ma tanto rumore e tant'anni passaparola per il riscontro in zona di alcune persone risultate positive al Covid, tutto ha ripreso il suo cammino. Forse perché c'è maggiore chiarezza, seppur sempre in assenza dell'ufficialità delle notizie. Sono 5 le persone contagiate dal Covid tra Via Prudente e Via Paolo De Granita, dove dopo il caso della Bancaria restano ancora abbassate la sala cinesche di due bar. E di ieri la notizia di altri contagi, uno riconducibile al barista del quartiere Carmine ed un altro un commerciante che ha un'attività di prodotti caseari nel quartiere Mercatello. Si aggiungono a quelli di San Valentino Torio e Casalvelino ed uno di Angri. Ci sono stati effettivamente questi casi che sono stati, come dire, dall'ASL certificati. Al momento il quartiere è in, più che altro è preoccupato, anche se devo dire la verità, la situazione è sotto controllo perché sono stati, come dire, individuati, è stata fatta tutta la catena di contatto, pertanto la situazione al momento sta rientrando. Anche come casistica, per la verità, non si stanno registrando casi eccessivi, ma è ben sotto controllo. Le persone che sono venute a contatto con queste persone positive, lo ricordiamo, una bancaria, un pasticcere, un barista, sono state tutte sottoposte al tampone, sono risultati negativi, ovviamente saranno effettuati successivi controlli. Bisogna stare tranquilli, ma dall'altro lato bisogna sempre ribadire che occorre cautela.
Assolutamente. La cautela è importantissima, utilizzare la mascherina, mantenere il distanziamento, diciamo tutte le misure, come dire, fra virgolette, che consentono quantomeno di tenere quelle precauzioni valide affinché non si sviluppi un focolaio. Questo è il concetto che deve pervadere le persone. Un dato certo è che il Covid non è scomparso e che la convivenza con il virus significa non abbassare la guardia. Ne sono più che convinti soprattutto i commercianti della zona Carmine, come il libraio che si trova con la sua attività proprio nel cuore dove sono scoppiati i casi positivi. Sì, però diciamo normalmente, diciamo, per quanto riguarda la nostra situazione è normale, non è che è cambiata molto, perché noi comunque la vita quotidiana tutti i giorni è uguale a quella della stessa che vivevamo durante il lockdown. È ovvio che praticamente purtroppo c'è stato il problema, che è stato più che altro il problema del populismo e da quello che praticamente hanno potuto creare attraverso i social con le false notizie. I giornali stessi, purtroppo qualcuno ha dato qualche falsa notizia, tipo zona rossa e quant'altro, che poi il nostro sindaco ha provveduto a smentire. Però noi diciamo, stiamo lavorando normalmente, non stiamo avendo ripercussioni per quanto riguarda l'attività stessa. Prima di terrore, è da venerdì che la gente non si fa proprio vedere, ci sta proprio deserto, come avete potuto notare. La gente ha paura, che poi non è vero nulla, se ci sta un caso penso che ci sarà da tutte le parti. Che non dobbiamo dimenticare che il Covid non è scomparso, cioè, quindi bisogna attuare le precauzioni per evitare di contagiarsi. Certo, quello che dicevo io, basta che uno usa la mascherina e la distanza, io penso che è normale la cosa, no? Che la gente comunque non è che poi tanto corretta nel comportamento, quindi come era prima così è continuata la storia, solo un giorno è durato, solo il sabato, all'interno si è un po' movimentata la situazione. Poi tutto normale, fino ad oggi ancora tutto normale. Le sembra un paradosso? Le persone si allarmano subito quando sentono, insomma, che c'è qualche caso positivo nelle zone dove si vive ed è lecito, però poi dall'altro lato vediamo anche persone senza mascherina che non sono attente. E quello è il problema, finché non tocca loro va bene così. Ed ora ci spostiamo nella città di Agropoli, continuano i furti in località Trentova ad essere bersaglio di malviventi, una giovane ragazza che nella giornata di ieri era andata a farsi un bagno nella località balneare. Vediamo. Continuano i furti in località Trentova ad essere il bersaglio dei malviventi, una giovane cittadina di Agropoli che nella giornata di ieri si era recata nella località balneare per fare un bagno. Un'amara scoperta al ritorno sulla spiaggia perché qualcuno l'aveva derubata della sua borsa contenente cellulare, portafoglio, chiavi dell'auto e altri oggetti personali. Non è la prima volta che episodi del genere vengono compiuti in pieno giorno indisturbatamente. Purtroppo il post-lockdown sta dando i suoi frutti, i folchi travestiti da turisti sono arrivati in anticipo e più carichi che mai. Oggi la malcapitata sono stata io, derubata in spiaggia. Lo scrive su Facebook la persona che purtroppo ha subito il furto. Il pensiero di non poter fare neanche un bagno a casa, continua, non lo tollero e mi ha tolto il sonno stanotte. Ma il mio post su Facebook non è per fare polemica, bensì per invitare tutti i cittadini a fare attenzione e a tenere gli occhi ben aperti, sottolinea. Altri episodi simili si sono verificati e continuano a verificarsi proprio in quella zona, anche a danno di diverse autovetture che spesso vengono scassinate per prelevare ciò che viene lasciato al suo interno. Si è trattato di un attimo, sottolinea la ragazza, e per di più c'era anche mia madre a distanza di un metro dalla borsa. Ad indagare sulla vicenda i carabinieri della locale stazione, che hanno sottolineato di aver ricevuto 10 denunce simili da inizio settimana. Il consiglio delle forze dell'ordine è sempre lo stesso, quello di non lasciare nessun oggetto in macchina e di portare solo il necessario in spiaggia. Ed un tentativo di truffa ai danni di una ricevitoria nel comune di Roccadaspide nel corso di un servizio di perlustramento e controllo del territorio. Il comando della polizia
municipale in servizio con la pattuglia composta dal luogotenente D'Angelo Michele e dall'agente Palma Adriana, sono intervenuti presso l'esercizio pubblico ricadente nel comune di Rocca d'Aspide, dove un nucleo familiare composto da 5 persone, tutte provenienti dal comune di Baronissi, avevano praticato una truffa ai danni della ricevitoria dell'importo di euro 350 e stavano per dileguarsi. Nell'immediatezza intervenivano i militari della locale stazione dei carabinieri, chiamati dal titolare della ricevitoria, che avvalendosi dell'ausilio della pattuglia di polizia municipale conducevano i malintenzionati presso i loro uffici per i conseguenti provvedimenti giudiziari. Il tentativo di truffa si è sviluppato attraverso una modalità già sperimentata di ricarica di una PostePay che, una volta effettuata, non è stata poi onerata attraverso il pagamento del relativo corrispettivo. A seguito dunque dell'intervento degli altri complici, che sono intervenuti successivamente sostenendo che la vecchietta non disponesse del contante necessario, continuano dunque i controlli capillari sul territorio volti alla prevenzione e repressione di reati contro il patrimonio, in stretta collaborazione con i carabinieri della locale stazione di Rocca d'Aspide. Andiamo adesso invece a Castellabate, la frazione Lago abbandonata. Il consigliere Maurano chiede più attenzione, più organizzazione, più investimenti e più servizi. La frazione Lago abbandonata, eppure è ricca di bellezze storiche, fa sapere nella nota stampa che ha inviato alla nostra redazione, invece a causa di una viabilità non organizzata in maniera efficace, di una manutenzione ordinaria e straordinaria praticamente inesistente, in una completa assenza amministrativa sul demanio, tutto viene lasciato alla logica del caos, con conseguente regressione dello sviluppo turistico della zona. In questi anni più volte ho sollecitato, sottolinea Maurano, interventi concreti per superare criticità non più tollerabili, ad oggi però niente di concreto è stato fatto. Molte discese a mare sono ancora inaccessibili nell'immediato ai mezzi di soccorso e qualcosa di assurdo e pericoloso, se è vero che durante un malore ogni secondo è di vitale importanza, capirete quanto sia scellerato da parte dell'amministrazione comunale non risolvere tale problematica. E poi continua, i solleciti ufficiali sono stati tanti, per non parlare della gestione delle spiagge pubbliche, trovare un cestino è come scorgere un'oasi nel deserto, fino ad arrivare al controllo serale del territorio e ai servizi per l'infanzia. Né uno spazio apposito predisposto, né un evento programmato, il nulla, sottolinea. Addirittura in piena piazza si assiste alla totale incuria dello spazio antistante la scuola, certificata dall'erba alta che si presenta agli occhi dei passanti. È la cosa più sconcertante, che quando un'associazione cerca di sopperire a questa mancanza non riceve nemmeno risposta ufficiale dall'amministrazione. Rimbalzi da un ufficio all'altro, conclude il consigliere d'opposizione Maurano, nei meandri della spicciola burocrazia, dulcis in fundo è la notizia della navetta serale che collega le frazioni del centro storico di Castellabate. Come ogni anno, questa navetta non passa neanche per sbaglio dalla frazione Lago. Insomma, Lago merita di più, più attenzione, più organizzazione, più investimenti e sicuramente più servizi. Ci fermiamo brevemente per dare spazio alla pubblicità. Restate sintonizzati, a tra poco. Le tisane di Zara. Prendersi cura di te è un'ambizione sana. Vai sul sito letisanedizara.com e scegli tra i tanti prodotti disponibili. Facebook Le Tisane di Zara. Info 333 90 26 266. Da oggi puoi prenotare online su www.bccbcc.it una videoconsulenza che ti consente di dialogare con la tua banca ed evitare di recarti in filiale. Usa Relax Banking per l'operatività sul tuo conto corrente H24. Centro polifunzionale Elysium, piscina semiolimpionica, palestra, centro fitness con attrezzi di ultima generazione, pizzeria con ingredienti genuini e selezionati, sala bar. Centro polifunzionale Elysium, via Lento, Agropoli Salerno. Info@elysiumforyou.it.
Risarcimenti Italia, dal 1995 al fianco di chi ha subito un danno. Aiutiamo e tuteliamo i nostri clienti per fargli ottenere in tempi rapidi il risarcimento al quale hanno diritto. Risarcimenti Italia, via Mattine 5, Centro Le Torri, Agropoli Salerno. Villa Franca, a Domignano Scalo, per consentire a persone anziane di vivere in un ambiente controllato e protetto. Assistenza sanitaria 24 ore su 24, svolta da infermieri professionali. Villa Franca, via Cerreta 27, Omignano Salerno. Il gruppo Riflessi, con esperienza ventennale nell'abbigliamento e la profumeria, vi invita a visitare la nuova sede in via Mattine ad Agropoli. Abbigliamento uomo-donna per tutte le taglie, profumeria fornitissima delle più grandi firme. Gruppo Riflessi, abbigliamento e profumeria, via Mattine, Agropoli. Prodotti locali e nazionali di qualità e a prezzi molto convenienti. Non è una favola per bambini, è MD. MD. Passione, tradizione e competenza. Buona spesa Italia! Ben ritrovati con la seconda parte del nostro TG Estate. Riprendiamo da Castellabate. La giunta comunale ha approvato la delibera numero 109/2020 che disciplina finalmente le aree di alaggio per le piccole imbarcazioni tradizionali. Dopo gli approfondimenti realizzati dal personale dell'area governo del territorio e demanio richiesti dal sindaco Costabile Spinelli in merito alla normativa di settore vigente, si è deciso di consentire ai residenti ricovero a secco delle unità da diporto di piccole dimensioni, regolamentando di fatto la presenza di quelle imbarcazioni tradizionali che sono da sempre presenti sui porticcioli e che rappresentano per la comunità un simbolo delle radici marinare del borgo antico, dedicato alle attività di pesca da secoli. Il comune di Castellabate ha disciplinato tali aree secondo il piano di utilizzazione delle aree demaniali marittime, consentendo per i soli residenti l'alaggio di imbarcazioni da pesca e da diporto fino a 6 metri. Con la delibera di giunta l'amministrazione ha confermato dunque, anche in virtù della legge regionale relativa alle funzioni amministrative sul demanio marittimo, quanto previsto dal PUAD, con la possibilità di ricovero di tali tipologie di barche. Ho interessato l'ufficio demanio con l'intento di disciplinare definitivamente l'utilizzo degli scali, dichiara il sindaco di Castellabate Spinelli, una disciplina che si è resa necessaria e che passa dalla tutela delle nostre tradizioni e dalla difesa degli scorci più suggestivi del nostro territorio. Ritorniamo nella città di Agropoli. Lunedì 20 luglio l'inaugurazione della nuova caserma dei Vigili del Fuoco, una data storica per la nostra città, dichiara il primo cittadino Adamo Coppola, che si dota di un altro importante presidio di sicurezza, il quale sarà di riferimento per 21 comuni del comprensorio. E dunque un altro traguardo raggiunto, frutto di un intenso lavoro, conclude così il primo cittadino nella nota stampa. Il presidio permanente, che vedrà operativi al suo interno 30 tra uomini e donne organizzati su 4 turni. La sede nel mese di giugno è stata interessata, ricordiamo, da una serie di interventi di adeguamento per renderla ancora più funzionale alle esigenze. L'edificio che ospiterà la caserma dei Caschi Rossi sarà ubicato presso il locale sito in località Mattine, che già ha accolto il presidio durante la scorsa estate, che la giunta regionale della Campania ha affidato in comodato d'uso gratuito al comune di Agropoli per finalità di protezione civile, quale ente capofila del centro operativo misto per altri 16 comuni in caso di eventi calamitosi. Adesso un servizio dedicato a Don Antonio Magliacane, tante comunità in preghiera ad un anno dalla morte. Sentiamo Vito Rizzo. Il 16 luglio ricorre l'anniversario della morte di Don Antonio Magliacane, giovane parroco di Rutino e Matonti, prematuramente scomparso lo scorso anno a causa delle complicanze conseguenti al trapianto di polmone cui era stato sottoposto al Gemelli di Roma a causa di una grave forma tumorale. Don Antonio aveva 42 anni, era originario di Nocera Inferiore ed era molto amato e apprezzato dalle comunità parrocchiali che il vescovo, Sua Eccellenza Monsignor Ciro Miniero, aveva affidato alla sua cura pastorale.
diverse le comunità che hanno deciso di ricordarlo con messe in suffragio in questi giorni. Il giorno 16 luglio alle ore 11 la comunità di Matonti lo ricorderà nella chiesa di San Biagio, mentre alle ore 20 sarà celebrata un'altra messa nella piazza adiacente alla parrocchia Madonna del Carmine. Sempre il 16 luglio alle ore 19 a San Severino di Centola, presso la parrocchia Santa Maria degli Angeli, sarà celebrata un'altra messa da Don Johnny Fredi. A Rutino la Santa Messa è in programma il giorno 17 alle ore 19 presso la chiesa San Michele Arcangelo, mentre a Nocera, sua città di nascita, la messa sarà celebrata il giorno 21 alle ore 19 presso la parrocchia di Santa Maria degli Angeli. Ci fermiamo ancora qualche istante per dare spazio alle offerte commerciali. A tra poco. Fisiomedica, fisioterapia, rieducazione posturale globale, misura e prenotazione plantari ortopedici, ozonoterapia, tecar e laser terapia, elettroterapia antalgica, ecografie e visite specialistiche. Fisiomedica, via Nitti 1 Agropoli Salerno. Per ogni tua esigenza di spostamento, Cilento Rent. Noleggio auto, furgoni, scooter, biciclette, minibus da 7 e 9 posti. Cilento Rent. Ad Agropoli, Capaccio, Castellabate. www.cilentorent.com. Scegli BCC Aquara, la tua banca vicina, affidabile, conveniente e cooperativa. Da 42 anni al servizio di imprese e famiglie del territorio. BCC di Aquara, sede amministrativa sulla strada statale 18 a Capaccio Pestum. Le tisane di Zara. Prendersi cura di te è un'ambizione sana. Vai sul sito letisanedizara.com e scegli tra i tanti prodotti disponibili. Facebook Le Tisane di Zara. Info 333 90 26 266. Focus Point fa la differenza. Grif delle migliori marche. Riparazione occhiali. Pronta consegna occhiali graduati da vista e da sole. Controllo gratuito della vista. Centro applicazioni. Lenti a contatto. Focus Point. Via Alcide De Gasperi 22. Agropoli Salerno. Santo Mauro, azienda leader nel settore dell'edilizia con 2000 metri quadrati di showroom, i pavimenti e rivestimenti delle migliori marche, vasta scelta di arredo bagno, rubinetteria, igienici e accessori. Santo Mauro, materiale per l'edilizia, Capaccio Scalo Salerno. Psicofisico, studio di nutrizione e benessere, dottor Andrea Ricci, biologo nutrizionista. Si effettuano piani nutrizionali personalizzati. Studio di nutrizione e benessere, dottor Andrea Ricci, pagina Facebook, studio nutrizione e benessere. Convergenze, internet, phone, TV, energie. Terza ed ultima parte del nostro TG Estate, andiamo a Pestum in data 14 luglio con il giuramento prestato davanti al sindaco di Matera, Raffaello De Ruggeri, si è conclusa la procedura di conferimento della cittadinanza italiana Gabriel Zuchtriegel. Dal 15 luglio il direttore del Parco Archeologico di Pestum e Velia è diventato anche cittadino italiano. Zuchtriegel, di nazionalità tedesca, fu nominato alla guida dell'autonomia amministrativa e gestionale di Pestum con decorrenza dal 1 novembre 2015 nell'ambito della riforma del sistema museale nazionale voluta dall'allora e attuale ministro Dario Franceschini.
In realtà non mi sono mai sentito uno straniero, dichiara il neocittadino italiano Gabriel Zuchtriegel, perché da subito sono stato accolto con straordinario calore e grande affetto. Ho considerato di aver trascorso ormai più della metà della mia vita professionale in Italia, paese per la cui cultura nutro una profonda ammirazione. Ho perciò voluto presentare l'istanza per la cittadinanza italiana. Devo dire che il giorno del conferimento è stato uno dei più belli ed emozionanti della mia vita. E adesso un altro servizio che arriva dalla redazione del Vallo di Diano. Andiamo a vedere di cosa si tratta. Quest'anno, a causa del Covid, non ci sarà il sentito e millenario rito del pellegrinaggio della Madonna della Neve sul Cervati a Sanza. La decisione dolorosa è stata annunciata dal parroco Don Giuseppe Spinelli e dal priore dell'Arciconfraternita Maria Santissima della Neve Antonio Laveglia, con una nota ufficiale inviata alla Questura di Salerno, al Comando Stazione Carabinieri di Sanza, al Vescovo della Diocesi di Teggiano Policastro e al popolo di Sanza. Una decisione presa con grande senso di responsabilità e dopo un lungo lavoro di confronto con le istituzioni, constatata anche l'assenza delle condizioni di sicurezza per garantire il contenimento del Covid. Quest'anno dunque si dovrà rinunciare al pellegrinaggio che coinvolge l'intero popolo di Sanza e tantissimi devoti dei paesi limitrofi nel rito di portare a spalla sulla vetta del Cervati la statua della Madonna della Neve la notte del 26 luglio, seguito dal pellegrinaggio di ritorno della statua in paese il 5 agosto. Come da tradizione durante le pandemie, la statua della Madonna della Neve rimarrà esposta in chiesa madre in piazza Plebiscito. Chi vorrà potrà però salire sul Monte Cervati per momenti di preghiera al santuario, che sarà aperto ai fedeli durante il novenario dal 26 luglio al 5 agosto. Prendiamo atto, ha affermato il sindaco di Sanza Vittorio Esposito, della decisione sofferta da parte del nostro parroco e dei confratelli di Maria Santissima della Neve, rispettosi del loro volere e consapevoli che l'emergenza Covid ha stravolto le nostre abitudini e le nostre antiche tradizioni. Viviamo insieme la sofferenza di questa decisione, che è legittima e rispettosa delle norme. Dopo aver ricordato che sulla questione era stato interpellato anche il prefetto di Salerno, il sindaco ha invitato i concittadini al rigoroso rispetto della volontà espressa dal parroco e dall'arciconfraternita. La nostra, ha concluso, è una comunità che vive in simbiosi con la fede e la devozione per la Madonna della Neve. Sono certo che supereremo questo momento e ci ritroveremo il prossimo anno ad onorare la Vergine Maria con uno spirito di fede rinnovato. Bene, andiamo a chiudere l'edizione di oggi ricordandovi che l'Unione Sportiva Agropoli 1921 questa sera, mercoledì 15 luglio alle ore 20 presso l'aula consiliare di Agropoli, Alfonso Di Filippo mostrerà in conferenza stampa quanto è stato fatto finora dall'attuale compagine societaria traghettatrice Ultras Agropolesi. E dunque la manifestazione sarà anche trasmessa in diretta televisiva dalla nostra emittente Cilento Channel. Con questa notizia vi saluto, vi ringrazio e vi do appuntamento ad una nuova edizione del nostro telegiornale. Arrivederci.